Salve a tutti. Dopo le vacanze, che spero tutti abbiate passato bene, eccomi qui oggi con un altro video di griffing. La griffata che mostrerò ora è piuttosto vecchia. L'avevo fatta alcuni mesi fa sul server che gestivo, Alone MC, che poi ho chiuso per mancanza di voglia e tempo. Il server all'epoca era la versione 1.5.2, quindi non stupitevi se ho utilizzato le shaders. In questo video la nostra fazione dei Legalizas si è messa contro un'altra fazione denominata Ciao Mario con l'intenzione di espugnarla. Il primo assalto l'avevamo tentato io e Magati Giorgio, ma come vedete tutto è finito con una enorme figuraccia a causa della nostra nabbagine. Il piano infatti era di salire fino in cima a questa base sospesa e poi, sfruttando il fatto che mezzo edificio era sclaimato, entrare dentro ed ammazzare il suo occupante a spadate fino a fargli perdere power per poi surclaimarli. Niente di più stupido. Guardate com'è andata a finire. Beh, chi di nabbo ferisce di nabbo perisce. D'altronde, visto che nel mio stesso server avevo messo anche le granate, ci voleva tanto a lanciargliene una là dentro. Vabbè, ormai è andata. Ma, caro Albuz, non credere che sia finita qui. In un libro, chiunque avesse ucciso un certo assassino, sarebbe stato punito 7 volte tanto. Fidati, anche se non ho poteri minimamente paragonabili a quelli di chi ha pronunciato questo verdetto, per te 7 volte saranno poche. Parola di Avici Predator. Non ci credi? Guarda che fine che stai per fare te con i tuoi amici. Raggiungere il bazooka alle armi disponibili è stata una grandiosa idea. Peccato non abbiate il pavimento di ossidiana. Bene. Già il primo, pur di non finire a pezzetti, ha preferito buttarsi giù da solo. Adesso vediamo di far scendere pure gli altri. Ancora un colpetto dai, giusto per essere sicuri che quando respawnerete non avrete più il pavimento sotto i piedi. Ci sarà da divertirsi. Comunque tranquillo omicidio, questa griffata l'ho tutta filmata. È il meglio, o il peggio a seconda dei punti di vista, deve ancora venire. Ed ecco che il nostro caro Gabriel sloga pur di non crepare. Quanto durerai? Ora col chiaro di luna vediamo se tra la roba che ci avete droppato c'è qualcosa di utile. Bene. Già questo mi piace. Armatura in diamante. E siamo solo all'inizio. Ora che ho fatto il pieno torno alla base, Shad, manca qualcosa sotto i tuoi piedi, vero? Ti piace il nuovo pavimento in pur'aria che ti abbiamo appena installato? Lo so, non è molto funzionale, ma una volta che ci si abitua ti garantisco che potrai godere ripetutamente dell'esperienza unica di guardare i tuoi avversari dall'alto in basso. Certo, è un po' dolorosa la parte finale, specie per i vostri punti climb, ma tanto l'abbiamo tutti visto che climate alla cazzo, quindi credo che per voi non sia un problema. Accidenti, ci stanno prendendo gusto. Ok ragazzi, finisco di posare la roba che ho preso e torno subito da voi a godermi lo spettacolo. Cosa? Vogliono creare un lag perk? Mi sa che non hanno capito con che admin hanno a che fare. Ragazzi, fate ciò che vi sembra più logico in questa situazione. Voi mi chiederete, ma come farebbero a far laggare il server morendo ripetutamente? Beh, la colpa è in buona parte anche mia. Avete notato come la nostra base sia letteralmente piena di alcuni tipi di oggetti? Questo è successo non perché io, essendo admin, mi sia ghibbato allegramente, ma perché ogni giocatore, ogni volta che respawnava, nasceva con l'inventario pieno di alcuni oggetti di base come sementi, ferro e munizioni per le armi del plugin Crackshot. Ogni volta che un giocatore muore in Minecraft, come sapete, lascia tutto il suo inventario a terra, cosa che abbinata al mio kit automatico di respawn può creare seri problemi di lag. No. Cosa sono quelle casse? Chissà cosa conterranno, andiamo a vedere. Bella l'idea della lava omic. In questo modo gli oggetti droppati vengono distrutti automaticamente e non possono fare danni. Ci vuole ben altro per far crashare questo server. Ora vediamo il contenuto delle casse. Oh che bello, mi piace. Hanno pure meno 30 di power. Bene. Climbiamo tutto e sotterriamo sotto la pietra i loro resti. Inutile dirlo, questo cimitero, pardon, queste casse da morto, costituiranno la nostra scorta di ferro e munizioni a vita. Basterà fare i tomberoli ogni tanto per non avere mai problemi.
Per intenderci, le munizioni per le armi in questo server erano i semipartistole e mitragliatrici, la polvere di Blitz per lo shotgun e la Glockston per il fucile di precisione. Il bazooka che avete visto in funzione prima usava invece blocchi d'oro. Come vedete, anche se ricordo che molti la pensavano diversamente, io non ho mai avuto bisogno di libarmi. E tutto questo grazie alla pellaccia gentilmente donatomi dai Ciao Mario. Bizzard Team, stavolta in quanto a saccheggio vi abbiamo battuto. Ah, e ovviamente, dopo aver recuperato ferro, munizioni e ogni cosa che ci potesse interessare dai forzieri ai piani superiori della loro base, abbiamo bruciato tutta la merda restante. Un po' di lava a questo scopo si è dimostrata lo strumento ideale. Questa base, ora, è uno scheletro da spolpare e basta, visto che i suoi occupanti sono volati via con la coda fra le gambe e la testa sfracellata al suolo. Ma tranquilli, anche se non l'abbiamo ripreso, sono tornati più volte in vita con altri nomi e ogni volta ci siamo divertiti un sacco. Una volta, sono anche riusciti a griffarci la base col bazooka sfruttando un bug che avevo introdotto casualmente e con cui erano riusciti ad ottenere la creative. Da questo punto di vista, mi dispiace aver chiuso il server, purtroppo trovare server di Minecraft veramente competitivi oggigiorno è un'impresa pressoché impossibile. E su questo purtroppo devo dare ragione al capobastone. I pacchetti VIP similari purtroppo rovinano l'esperienza di gioco. Inoltre, il PvP in questo gioco è veramente penoso per come è strutturato. Mi sono sempre chiesto perché Nothoc non abbia mai messo di default un sistema di armi più evoluto delle semplici spade e delle pozioni, che però di fatto non usa mai nessuno. Purtroppo lo so, il motivo è il vil denaro. Rendere il gioco difficile allontanerebbe da Minecraft tutti i bimbi minchia che ora ci giocano e danno soldi al panzone. Spero vivamente che i nuovi giochi indie che stanno uscendo fuori e che sono ispirati a Minecraft come Seven Days to Die, Dead Edlinger, Gamecraft e molti altri riescano a smuovere la situazione. Anche se ci spero poco, i costi folli di questi titoli ancora acerbi e la sete di denaro degli sviluppatori è molto più probabile che li farà diventare dei giochi piatti, facilitati e basati sulla vendita delle solite porcate VIP. A volte, vorrei che il mondo videoludico tornasse com'era alla fine degli anni 90, inizio anni 2000. Quando iniziai per la prima volta a giocare. Lì sì che c'era davvero innovazione, non solo dal punto di vista grafico con l'introduzione per la prima volta della grafica 3D, ma anche del gameplay, che era molto più complesso che oggi. Poi, a studiare un po' di storia, si può andare ancora più indietro nel tempo, quando erano usciti i primi Donkey Kong, Metal Gear Solid, o Super Mario in rigoroso 2D, per rendersi conto di come il mondo videoludico stia procedendo in una spirale verso il basso fatta di innovazione quasi nulla, denaro in quantità e assenza di idee. Salvo rare eccezioni, come era per l'appunto Minecraft. Se notate, i giochi di oggi, ma anche molti degli anni 90, non fanno altro che riprendere idee già introdotte nei decenni precedenti e svilupparle solo con una grafica avanzata, senza modificare quasi nulla, o addirittura peggiorando il gameplay per renderlo più facile da giocare ai bimbi minchia. Veramente una tristezza infinita. Ok, torniamo alla BAS, e voi che pensavate di fare? In 2 contro 1 non è corretto, lo sapete vero? Assaggiate quello che è diventato il mio diamante. Intanto Omic dovrebbe essere già a buon punto nel seppellimento delle bare. Andiamo a vedere come se la sta cavando. Accidenti, Omic, dovevi solo seppellirli, non dedicargli un mausoleo. Madonna quanto è alto, nemmeno me lo carica tutto. Sì, in effetti, di coble ce n'è, ma porca troia. Che figura di merda. Sono caduto perché ho cercato di scrivere in chat con la chat spenta. Vabbè, anche se ho perso l'equipaggiamento nella lava, le spoglie di Ciao Mario ci copriranno il culo per i secoli a venire. Arrivederci alla prossima.